Ciao, come state? Tutto bene? Siamo insieme per raccontare il nostro martedì, che devo dire è stato bellissimo. Passatemi il termine, una figata, perché abbiamo parlato di viaggi, che è un tema che piace molto a me, ma piace anche molto a voi. E infatti siete sempre molto presenti anche nel raccontare i vostri viaggi. Abbiamo spaziato ovunque, siamo andati ovunque, tanti luoghi anche che non conoscevo, che come avete detto voi magari non sono così frequentati, ma sono bellissimi. Ad esempio Cosenza, io non lo sapevo. Si è parlato tanto di viaggio all'estero, ma c'è anche chi ha detto in realtà, insomma, siamo in Italia, abbiamo anche tante bellezze. Infatti ragionissima, anzi stavo anche cercando se trovavo ancora. Ah sì, Gabriele aveva ragionissima, tant'è che ad esempio io ho viaggiato tanto con i miei in Italia quando ero più piccola, perché loro d'estate bonde decidevano di farsi le vacanze in giro per l'Italia, e quindi ho visitato tantissimi luoghi e condivido il fatto che abbiamo tanti posti bellissimi. Poi è vero che io ad esempio poi per questioni lavorative, insomma, ho dovuto viaggiare un po' di più all'estero, e quindi anche come vacanze le ho fatte un po' di più all'estero. Detto questo, però, insomma, dobbiamo riappropriarci anche dei nostri luoghi, tant'è che, come ha detto anche Superfalcote, che è stato un nostro ospite nel martedì, insomma, quello era che lui non viaggia perché è ricco, ma è ricco perché viaggia, perché anche qui abbiamo detto molte volte che, insomma, si parla di viaggi, e tanti magari anche a lui dicevano: ah, ma viaggi tanto perché sei ricco, e lui diceva: no, non sono ricco, però cerco anche magari dei modi per poter viaggiare anche in modo più, diciamo così, economico, cercando appunto delle mete che magari sono meno conosciute, meno turistiche, ma anche dei periodi in cui effettivamente costa anche meno, e questo ci sta. È anche vero che forse rispetto a una volta c'è anche più possibilità, no? Di trovare appunto anche viaggi che costino un pochettino meno, anche i cosiddetti last minute. Mi ha fatto sorridere che non lo sapevo, abbiamo una cosa in comune, che io ad esempio non dormo in tenda dopo che, insomma, mi hanno fatto dormire in una piazzola. Da allora non ho più dormito in tenda perché ho paura, ma anche lui non ama dormire, quindi viaggiare in camper o dormire in tenda, come invece Marcello fa, che viaggia in camper. Diceva: sono viaggi diversi, nel senso, sono forse più all'avventura, ti fermi e poi giri senza una grande meta. Però anche Marcello dice: no, comunque anche col camper io vado, insomma, nei luoghi, nelle aree soste camper, insomma, non è che mi fermo dove capita. Quindi, insomma, siamo anche un pochettino attenti, ecco, a dove andiamo. Con Superfalcote, che abbiamo parlato dei tanti suoi viaggi che ha fatto, quindi in Spagna, e ci tornerà di momento a Madrid, sopra Madrid, perché dice che è la zona che gli piace di più. Ha visitato la Romania, poi ha sposato una donna rumena, ma prima ha visitato la Romania, ha iniziato a fare questi viaggi quando era molto giovane, quando non aveva tanti soldini e quindi si doveva organizzare per poter fare i viaggi. E poi naturalmente, insomma, ci ha raccontato anche proprio della Romania, no? Un paese molto bello, cosa andare a visitare. È uscito fuori anche praticamente Dracula, e la storia di Dracula, di Vlad, e del fatto che il castello che andiamo a visitare non è il castello vero, insomma, di Vlad, ma è quello turistico, che però lui dice molto bello, quindi vi conviene andarlo a visitare, ma in realtà poi cercate anche il castello, quello proprio, insomma, originale di Vlad. Abbiamo parlato insomma anche di viaggio all'estero, e con lui abbiamo parlato poi dell'Islanda, un luogo che io adoro, che mi piacerebbe prima o poi, insomma, poter andare a visitare. E lui dice che in qualche modo, insomma, si è fatto, insomma, i suoi itinerari, ma molto spesso lui prende un luogo, punta al dito e di lì decide di costruire l'itinerario attorno. Molto interessante anche come, diciamo così, come idea da realizzare, perché effettivamente, insomma, non ho, io anche non ho mai pensato di puntare il dito, ma insomma vado più sicura, adesso che il posto lo conosco, oppure me l'hanno detto e vado. E poi molte volte però mi accorgo di essere un pochettino restia a cercare altri posti, altri luoghi da visitare. Sono abbastanza, come si dice, stanziale, nel senso che poi alla fine mi fermo molto anche nei luoghi che mi piacciono di più. Però, insomma, c'è questa community, visto che eravate anche in tanti e lo avete detto anche voi, insomma, è stata una bella chiacchierata ed è sempre bello stare insieme, perché, insomma, si condividono tante cose. Anche Superfalco te diceva: di solito io non parlo dei miei viaggi perché sono cose mie.
Ma mi piace, mi è piaciuto farlo in questa community e quindi noi per questo lo ringraziamo. Tra l'altro abbiamo anche salutato la nipotina Aurora di Lorenzo, che ha richiesto la canzone Aurora di Eros Ramazzotti, e poi abbiamo parlato anche con Mega Naturista di rievocazioni storiche, nel senso che lui sarà nelle prossime settimane a fare rievocazioni storiche anche vicino a me, e mi è venuto in mente che potremmo insomma parlare anche di rievocazioni storiche in uno dei nostri prossimi appuntamenti, anche se in realtà martedì sarà l'ultimo appuntamento. Poi ci saluteremo almeno con le live, ma continuerò comunque a tenervi compagnia anche perché io torno a viaggiare, quindi il mio viaggio estivo sarà a Minorca dal 4 all'11 d'agosto, ma naturalmente insomma ci saranno invece altri, partirò in questi giorni e andrò nuovamente a Cap d'Agde, ma farò una sosta a Salon de Provence, terra di Nostradamus, dove così racconterò qualcosa per voi, e quindi poi nelle prossime settimane insomma avrete modo anche di vedere questo mio viaggio. Tra l'altro, insomma, c'è chi invece il viaggio lui lo farà ad agosto sulla mitica Route 66, è un po' l'invidio, MDG, oppure Afonso che dice che tra i tanti viaggi, insomma, l'Islanda, il Mozambico e il Brasile sono quelli che gli sono piaciuti di più, e ha il sogno di visitare Perù, Australia, Nuova Zelanda, Egitto e Argentina, insomma, e poi altri che mi hanno detto che appunto chi tornerà in Versilia, chi farà altri viaggi, che ci racconterà insomma nel corso delle prossime puntate, chi ci ha invitato insomma ad andarli a trovare, chi verrà a Cap, ma mannaggia non riusciamo a prendere un aperitivo insieme perché non combaciano i giorni, e vabbè, insomma, comunque bene o male avremo modo. Io sono convinta che in qualche modo riusciremo a incontrarci, prima uno, poi l'altro, insomma, nei tanti viaggi, nei tanti giri riusciremo a incontrarci. Intanto, come sempre, vi ringrazio perché siete stati di nuovo tantissimi. Secondo me è stata una bella puntata e nonostante insomma il copyright abbia bloccato verso la fine, ma sono sempre co più convinta che questa sia una bella community dove poter appunto raccontare le nostre passioni, i nostri hobby, viaggi, cibo, insomma tutto quello che ci piace, condividerlo e dare anche dei suggerimenti, e questo lo si vede anche dalla vostra presenza e anche proprio come partecipazione, voglio dire. Quindi troveremo sempre nuovi stimoli, nuovi spunti, anzi se volete darne qua sotto di spunti di cosa vi piacerebbe parlare, ben lieta, perché magari con qualcuno di voi insomma potremo trovare l'argomento adatto, va bene? Nel frattempo vi bacio, vi auguro una buona giornata e naturalmente ci rivediamo prossimamente. Ciao!